fatti? Sì, ogni tanto, ora sai, ho una certa età. Allora, ti spiego brevemente, il gioco è molto semplice, intanto Teore Max, perché vogliamo entrare nella vita d'allenatore di Max Allegri. Ci saranno vari temi, intanto pedine, una è Cortomuso e l'altra Minnesota. Quale scegli? Cortomuso. Perché ti piace più di Minnesota? Perché è una pedina vincente, Cortomuso di solito si vince di Cortomuso o si perde Cortomuso, quindi Cortomuso mi piace di più. Gioco anch'io, però alle domande rispondi te. Partiamo dal via, partite col dado. Se lo fa al contrario, no. Dici? Attenzione che ci sono anche gli imprevisti, che come saprai bene, nel calcio soprattutto, ci sono. E sono difficili da gestire. Molto, che sono molto difficili. E questo poi magari ce lo spiegherai. Vediamo un po'. 3. Dove andiamo? In qua. Andiamo in 1, qua. 2, 3. Che c'è buoni scontri diretti, perché purtroppo 0 vittorie con le prime 3. Erano veramente così superiori. No, non erano superiori, però se non abbiamo mai vinto, qualcosa ci è mancato. E tra l'altro nelle partite migliori che abbiamo fatto con l'Inter, in casa all'ultimo, nel girone di ritorno, abbiamo anche perso, quindi. E quando capitano queste cose vuol dire che alla squadra, cioè, ci manca qualcosa, o sotto l'aspetto caratteriale o sotto l'aspetto della gestione, però ci manca qualcosa. Tiro io il dado, un bel 6. Compra una risorsa. Ma vuoi leggere te? Compra una risorsa. C'è un giocatore che avresti voluto allenare in carriera? Uno l'ha già allenato. Uno, un giocatore vero l'ho già allenato. Detto no, veramente. L'unico che mi è mancato allenare è stato Messi. Poi ho avuto anche Ronaldo, però tutti gli altri li ho allenati. Ibrahimovic, Ronaldinho, Robinho, il Matti Cassano, tutto. Quindi no, serve tutti, no, Pirlo, andiamo, dai, i campioni, Buffone e tra l'altro Gigi, che io con Portieri ho un rapporto, veramente mi è stata, cioè, vederlo allenare, vederlo parlare, veramente fuori classe assoluto. A parte quando avevo qualche suo. Sì, va bene. Comunque, andiamo avanti. Quando si metteva un porto non si buttava. Dai, ogni tanto. Chiappava. 4. Questo è 1, 2, 3, 4. Under 23. L'Under 23 che crede in questo progetto, il giovane più promettente prelevato dall'Under 23. Ma guarda Andrea, io credo che l'Under 23 è un passaggio molto importante per la crescita dei ragazzi, perché il distacco tra la primavera e la prima squadra, soprattutto quando si parla di una grande squadra come la Juventus, è troppo ampio. E sono più pronti, ma soprattutto anche per quanto riguarda la prima squadra, quando vengono da noi, sono sempre con noi, la maggior parte, hanno un livello più alto e quindi riescono a tenere ritmi fisici e tecnici, e quindi anche l'allenamento nostro non si abbassa il livello. Da noi Miretti ultimamente ha fatto tre partite anche diciamo buone, è stato molto bravo, ma soprattutto la qualità di quel ragazzo è che comunque è affidabile, e questo è importante. Proseguiamo, sta a me, giusto? 1, andiamo avanti. Giochisti, risultatisti. Ora mi dirà che ci vincerà i caffè, gli aperitivi, che invece sei un ragazzo, vecchio biliardino. Ha sempre fatto il difensore, invece il biliardino sempre d'attacco. Oh! Vedi? Una rispetto per quelli vecchi. Io ho un mio pensiero che, al di là di tutto, chi vince non potrà mai giocare male, però tante volte abbiamo visto che anche chi gioca bene e perde viene criticato perché non arriva al risultato. A parte che io mi diverto un po' su questi giochisti risultatisti, io poi alla fine quando si va in campo bisogna cercare di vincere, e non c'è un metodo unico per vincere. Uno deve avere dei buoni giocatori, anzi molto bravi,
mettere le condizioni migliori e dare un'idea, ma tutti gli allenatori danno un'idea di calcio. La differenza qual è? Che comunque quando alleni una grande squadra devi avere cioè l'obiettivo è arrivare a vincere. Poi tutti vogliamo giocare bene, poi giocare bene è una parola astratta, perché dopo alla fine ci si ricorda dell'azione fatta dalla squadra o del gesto tecnico fatto in fase offensiva dall'attaccante, in fase difensiva da un difensore o dal portiere. Ci si ricorda quello, ad esempio la rovesciata di Ronaldo qui a Torino, chi è che si ricorda come è venuta fuori l'azione? Nessuno. Però tutti si ricordano della rovesciata. Poi dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori soprattutto, ma soprattutto un'altra roba è dal DNA della società, che è un'altra roba importante, perché quello lì non lo puoi cambiare, lo puoi modificare. Questo ti ha influenzato quando sei arrivato tipo al Milan, alla Juventus? Quando sei una grande squadra vinci. Quindi un metodo da ritrovare. E tutti gli anni non è uguale. Poi dopo al Milan Juventus, ho avuto la fortuna di stare 4 anni al Milan e ora stando alla Juventus. Sono due mentalità completamente diverse, ma con l'unità di intenti che è la stessa, quella di vincere. Che la Juventus ha una mentalità, un DNA ben preciso, dove tutti i giorni deve lavorare duro, dove comunque la storia parla che era la prima società in Italia, ora è cresciuta tantissimo anche in Europa. Poi la Juventus ha giocato 9 finali. Tutti parlano che ha perso 7 finali, la Juventus ha giocato 9, e comunque la finale è un evento, quindi non è vero che la Juventus gioca male. Ma nella scelta dei giocatori che non puoi tradire quello che è il DNA. Nessuno ha mai parlato del gioco del Real Madrid, hanno sempre parlato dei campioni del Real Madrid. E tutti parlano del gioco del Barcellona quando il Barcellona, il grande Barcellona che per tanti anni non ha vinto niente, da quando è arrivato Messi, Iniesta, Xavi, Busquets e tutti gli altri, con Guardiola che ha fatto un lavoro straordinario, hanno cominciato a vincere, perché hanno delle qualità straordinarie quei giocatori. E in Italia invece andiamo a scimmiottare quelli che sono gli altri, invece lavorare su quelle che sono le nostre qualità. Poi dopo, andando a rincorrere gli altri, una volta tocca a Barcellona, una volta poi si rincorre il Bayern Monaco, una volta poi si rincorre il Paris Saint Germain, e si rincorrono tutti, ma quando rincorre sempre dietro. E cerchiamo di lavorare su quelle che sono le nostre qualità. 3, 1, 2, 3. C'è un buon bonus, attenzione. Puoi vendicarti raccontando un aneddoto su di me. Mi ricordo, c'era un'immagine tua, poi dopo fortunatamente la partita finì bene, vincemmo lo scudetto, a Milano con l'Inter. E quando butto la palla non porta te, hai un'espressione, lì dissi, se non riusciamo a... Ah, arrivo la rovesciata, questa partita, pezzo Barzagli! Effettivamente, cioè, per il mio autogol perdevamo lo scudetto. No, vabbè, ma sì, infatti c'è Higuain tutte le volte, quindi, ricordati, ti ho salvato. Grazie, viva. Tre. Quindi, cazzeggio creativo. 6-5. 6-4. No, 6-5, se la 7 l'ho fatti 2. Com'è, Paul? 2-2. No, 3-2. A posto. No! Finita, Paul! Ma ha fatto la macumba, oh! Hai detto? Ha detto ho fatto la macumba! Tutto questo è sempre un allenare, in un modo diverso magari di altri allenatori, però è un qualcosina per avere un rapporto in più con un giocatore. Ma no, sono quei momenti di divertimento, di sfida e soprattutto per un rapporto magari diverso con il giocatore. Ieri abbiamo fatto l'ultimo, ieri dopo 3 anni che non giocavo, 4 anni. Ho organizzato una partitella tipo Gabbione, io e Padovini nella stessa squadra, e alla fine cioè, non capivano il giochino perché si era nello stretto, robe cose, poi alla fine hanno smutato andare i gol perché avevano perso. Poi dici no, ma insomma di gol, no, ovviamente sono 3 partitelle, quello abbiamo vinto noi una volta, quindi però dopo alla fine sono giocatori, ma sono ragazzi giovani, certo. Quindi serve un po' per stimolarli anche
Poi te sai fare un po' tutto, invece c'è alcuni erano negati, non veniva a giocare a basket, neanche no, il tabellone no. Prendeva. No, c'ha un tavolo non posso le mani. Bello, bello. Allora, vediamo dove andiamo. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leadership. La leadership o ce l'hai o difficilmente ti viene a una certa età. Questa squadra, in questo gruppo, Giorgio è stato importante, come è stato importante te, come è stato importante Gigi, ti parlo degli italiani, poi Claudio Marchisio lo stesso. Io credo che poi ce ne sono due per il futuro, va bene, che sono uno d'élite e l'altro Locatelli. Poi quest'anno è stata una piacevole sorpresa Danilo. Danilo comunque è uno che quando parla non è mai banale e comunque parla sempre mettendo davanti la squadra. Un vero leader, uno è silenzioso, deve parlare poco e poi se deve mettere sempre davanti la squadra, se no non può essere un leader. Poi dopo alla fine il leader qual è? Il leader non è che uno dice io entro in spogliatoio, ci sono leader, no. Certo. È la squadra che ti riconosce. Di solito nello spogliatoio, come ben sai, c'è un leader tecnico e un leader carismatico. Secondo te Vlahovic resta un bomber o può anche essere leader? Può essere un leader a modo suo, perché comunque è un caratteriale, uno che può sempre vincere nonostante che abbia 22 anni, però lui più che con le parole, più secondo me diventerà un leader carismatico in campo a livello caratteriale. Quando penso a tutte quelle annate, quando abbiamo passato insieme, parlo con te anche in questo momento, incontro gli altri, da Gigi a Sedolf, l'ho incontrato l'ultima volta, cioè, io mi emoziono ancora perché dopo alla fine quando ho questi grandi giocatori, cioè, mi insegnano tanto e mi danno tanto e per me è un piacere vederli giocare. Soprattutto la cosa che mi piace dei grandi giocatori è che puoi avere un confronto diretto, perché l'orgoglio del campione viene fuori. Perché poi insomma avrai avuto anche degli scontri con qualcuno di... Parecchi. Però insomma risolti sempre, parte te le risolvevi in maniera facile. No, però è andato allo scontrarsi perché comunque, cioè quando hai davanti un campione, un uomo un campione, cioè non è che esce allo spogliatoio, si abbatte, prende il telefonino e te la fa al procuratore. Ti può dimostrare che ancora lui è campione. E allora lì dopo lì in campo vince le partite. Certo, fa la differenza. Quello fa la differenza. Ma il bello è quello, infatti quando mi dicono no ma le dai grandi campioni, no. Sempre bello le grandi campioni. Che è anche più facile. Per me. Vediamo un po'. 3, 1, 2, 3. Rilancia il dado. Puoi decidere di rigiocare una partita. Quale scegli? Più facile sarebbe due finali di Champions. Una delle due. La prima o la seconda? La prima. La seconda. La prima. Allora, guarda, faccio una cosa io. Vado direttamente qua. Ti sei dato una spiegazione di Hardy? Io mi sono fatto un'idea, io credo che noi con la partita lì ci siamo arrivati non in ascesa, ma un po' in discesa. Perché noi avevamo fatto tutto in 4 mesi. Giocando da Firenze in poi, se ti ricordo quando cambiamo che giocavamo con i 4 davanti, eravamo arrivati a giocare con la finale da favoriti, non considerando che Real Madrid arrivava in ascesa loro. Poi al secondo tempo, quando hanno capito che noi eravamo morti, perché noi poi con l'infortunio al primo tempo di Pjanic, di Mandzukic, però loro erano forti, veramente forti. E come dice sempre il buon Messina, allenatore di basket, le grandi sfide si vincono con le grandi difese. Sì, lui su questo ci punta molto. Perché quando giochi una finale dove le squadre hanno qualità tutte e due, chi difende meglio vince. Uno! No al Real, quindi protagonista in Spagna e in Europa. Cosa aveva in più la Juventus in estate quando hai rifiutato il Real? Beh, aveva in più, era una sfida che mi ero posto nel tornare
poi è stata anche una scelta anche, cioè mio figlio che vive a Torino al piccolo e non me la sono sentita di andare. Non ti è venuto di dire però è reale. Questa è una sfida che insieme alla società, insieme ai tifosi, insieme a tutti, voglio vincere perché voglio tornare insieme alla Juventus a vincere in Italia e a fare molto bene in Europa. Cinque, uno, due, tre, quattro e cinque. Se la vuoi leggere te? Vediamo. Due anni di stop, c'è qualcosa nel mondo del calcio che non ti è mancato per niente in questo biennio? Ma guarda, questi due anni di stop Andrea mi sono serviti. Poi mi sono riavvicinato, diciamo, alla famiglia, a casa, agli amici, quindi ho apprezzato anche le cose che sai benissimo anche te che quando siamo dentro la lavatrice, dentro la centri fuori diventa un casino, ora però. Dopo due anni sono stati non lunghi, però ho bisogno di entrare. Anche un po' nei 90 minuti un pelo sono cambiate rispetto a prima le partite. Ma le differenze per dire, ho trovato molto il fatto di il fatto comunque che il rinvio non venisse più che è cambiato, comunque sì, che la palla può giocare dentro l'area, già quella è una differenza. Però bisogna trovare una soluzione a questa cosa. Che il portiere dentro l'area più di un tot di secondi la palla la può tenere. Lo spettacolo di gioco del calcio è quando c'è spazio, tecnica e velocità, e tecnica in velocità. E questa roba di rifugiarsi indietro al portiere, poi toglie responsabilità anche ai giocatori, perché se te ci fa caso la prima cosa che fanno tanti giocatori, si rifugiano indietro al portiere. Mi ricordo, dopo si fece la riunione, disse ragazzi le cose sono due, o si passa la palla in avanti, o tolgo il portiere. Sì, me lo ricordo. Bisogna pensare, in campo le situazioni non sono tutte uguali. Quindi allenare i giocatori, i ragazzi giovani, a pensare, a leggere la situazione, a scegliere la soluzione migliore in quel momento è fondamentale. E questo l'abbiamo, secondo me, un po' perso. Ma io parlo fin da bambino, indottrinano troppo. Vengono fuori fuori l'allenamento e non va bene. Va bene, va bene. Tre, guarda, vado... Anzi, imprevisto tremendo. Gli imprevisti sono tremendi. Guarda te. Come si sostituisce uno come Dybala? Io credo che lui debba tornare a essere se stesso. C'è stato un momento che si è fatto trascinare dal fatto che era il nuovo Messi. Invece io credo che ognuno di noi deve essere se stesso, non può copiare o emulare o pensare di essere un altro, anche perché sono tutte caratteristiche diverse. Quindi Paolo io credo che ha ancora tanto da dare al calcio perché ha delle qualità straordinarie, tecniche, gioca a palloni in modo divino perché è molto bravo, però deve ritornare a concentrarsi su quelle che sono le sue qualità tecniche e fisiche. Sì, gli ho detto anch'io l'ultima partita, gli ho detto la stessa cosa, gli ho detto ricordati chi sei, perché secondo me si sono create troppe aspettative in questi anni per lui che sembrava che dovesse risolvere tutto lui. Invece poi alla fine gli anni suoi migliori sono stati che ha giocato da Dybala, tutto campista, faceva gol, assist, punizioni. Due. Capito? Poi conviene, oh! Aspetta, poi se sono fortunato non viene, oh! Vediamo. Due! Oh. Centrocampo, qua entreremo perché il mister è stato un grande centrocampista. Quando lo trovo? No! Quando ci hanno giocato insieme per poco la Pistoiese. Il centrocampo del Milan e della Juventus sono dei giocatori straordinari, di personalità, di tecnica, pazzeschi. Cioè, era un piacere vederli giocare. Thank you.
però credo che Locatelli è stato un ottimo acquisto e credo che sarà un domani, potrà essere capitano della Juve, lui proprio, cioè un giocatore, un ragazzo che ha le caratteristiche per stare tanti anni alla Juve, sia tecniche che morali. Ti ricordi quel canestro là che facevi le sfide con Pogba, chi lo sa che ritornerai a rigiocarci? No, Pogba non tornerà sicuramente perché non lui tornerà. La prima cosa che ha paura è perché ha paura, di sfidarti. Quindi un bene. Perché lui pensava, diceva, questo è con i piedi, prima ha perso con i piedi, poi ha perso con le mani, quindi se n'è andato. Il vero motivo di Pogba non è che se n'è andato perché, se n'è andato per questi motivi, è difficilmente da torno. Per il resto, allora, ti faccio scegliere un argomento, l'ultimo argomento, scegli la casella. Oliver! Te lo ricordi? Oliver, no, me lo ricordo. L'arbitro... Ah! Oliver! Quella sera lì lui ha abitato in maniera divina, perché ha abitato una partita meravigliosa. Poi non pensava mai che al 95esimo... È successo. Senti un attimo, esterni, una cosa al volo. Ma si potrà mai vedere questa Juve con due esterni prossimamente? Potremmo vederla. Ebbene, allora grazie del gioco, mister, non si sa chi ha vinto. C'era scritto traguardo. No, va bene. Grazie mister. Grazie a te, è un piacere mio, grazie. No, poi allora ve lo dico questo, perché visto che ha fuori la pistoiese, allora ve la racconto, ora si mette a ridere. Vedi, lo sapevo che non dovevo tirare fuori la pistoiese. No, allora, lo facevano giocare a mediano, e io gli dissi, se giochi in mediano puoi giocare in Serie C, se ti metti a fare difensore arrivi in Serie A a grandi livelli, e andati al presidente. Ok, allora, e da lì iniziare a pillon per sapere chi ha deciso il ruolo, perché dici che gli hai io no capito beh, ha ragione Andrea, negli allenamenti da centrocampista Andrea non mi piaceva, l'abbiamo provato nella linea 4 dietro, Max era molto contento, essendo centrocampista ce n'erano tanti e aveva più possibilità di giocare. Metti la fotografia mia sul comodino. Ce l'ho, quando mi sveglio invece la foto con mia moglie.